Sul Libro Amaldi sono riportati tre esempi simili a quello che abbiamo svolto nel video precedente di urti elastici tra biglie. In tutti e tre gli esempi c'è una biglia battente che corre a velocità V, mentre invece la biglia bersaglio sta ferma inizialmente. Nel primo esempio le due biglie hanno la stessa massa. Nel secondo esempio la biglia bersaglio ha una massa tripla. Nell'ultimo esempio invece è la biglia battente che ha una massa tripla, 3m. C'è da calcolare la velocità della biglia battente e della biglia bersaglio dopo l'urto. Procedendo come abbiamo fatto nel video precedente, si dimostra che nel primo esempio la biglia battente si ferma e trasferisce tutta la sua velocità alla biglia bersaglio. Quindi, come accade anche sul tavolo da biliardo, i giocatori lo sanno, quando le due biglie hanno la stessa massa, la prima biglia colpisce la seconda, si ferma e parte la seconda con la stessa velocità della prima. Questo sempre se trascuriamo gli attriti ed eventuali effetti che vengono dati durante il colpo. L'energia cinetica si conserva. L'energia cinetica che aveva la biglia battente è trasferita interamente alla biglia bersaglio. Nel secondo esempio invece abbiamo che la biglia battente colpisce la biglia ferma di massa tripla e ritorna indietro. Però ritorna indietro a metà velocità rispetto a quella iniziale. Invece la biglia di massa tripla si mette in movimento con metà della velocità che aveva la biglia battente, un mezzo V. Queste velocità d'uscita dall'urto si dimostrano sempre con il procedimento visto nel video precedente. L'energia cinetica di nuovo si conserva perché l'energia cinetica della biglia battente, un po' se la continua a tenere la biglia battente quando torna indietro più piano, e un po' la trasferisce alla biglia bersaglio. Nell'ultimo esempio la biglia battente colpisce quella più piccola che è ferma e la mette in movimento, la biglia più piccola acquista una velocità che è una volta e mezza quella della biglia battente, 3 mezzi V. La biglia battente non si ferma, ma dopo l'urto prosegue anche se con velocità dimezzata, 1 mezzo V. Anche in questo caso l'energia cinetica della biglia battente è conservata, un po' se la tiene la biglia battente e il resto la cede alla biglia bersaglio.